Esplosa contro l'ambasciata russa a Kiev la rabbia dei manifestanti che chiedono la liberazione della pilota ucraina Nadia Savchenko. Il processo a suo carico è stato sospeso senza concederle diritto di parola. Savchenko, 34 anni, da giovedì scorso in sciopero della sete, è stata arrestata a luglio 2014 in territorio russo, secondo Mosca, rapita invece dai separatisti e consegnata ai russi, secondo la prigioniera, la cui vita è in serio pericolo, stando al resoconto dei medici. Una manifestazione pacifica si era svolta ieri in piazza Maidan a Kiev. Nadia Savchenko è Ucraina. Nadia Savchenko è l'Ucraina, non si piega come l'Ucraina, la libertà o la morte, dice una manifestante. I leader europei ed americani devono trovare un linguaggio per costringere all'ascolto il presidente russo Vladimir Putin, dice la sorella di Nadia. Non so se possa essere la pressione economica, la pressione politica o quale altro mezzo di pressione, ma abbiamo già avuto modo di capire come la Russia intenda solo il linguaggio della forza. Savchenko è accusata di essere coinvolta nella morte di due giornalisti russi nella guerra tra i separatisti e le forze ucraine. La donna che combatteva in Ucraina in un battaglione di volontari durante una licenza dalle forze armate si è sempre dichiarata innocente e già a dicembre 2014 aveva cominciato uno sciopero della fame.